Grazie dell'invito, Giovanni. Gabriele, grazie per questa opportunità oggi qui in Venezia in salute. Come tu hai ricordato un po' di tempo fa, come qualche minuto fa, eravamo abituati a ben altre circostanze, situazioni per Venezia in salute. Beh, però oggi riprendiamo e non è poco. Il tema la cosa che avete chiesto al Presidente nazionale è di capire come la professione è cambiata e dove va. È una domanda credo che ci facciamo tutti, perché tutti abbiamo vissuto uno stress test notevole, che è quello della pandemia. Non è stato per nulla facile. E non è stato per nulla facile perché credo che siamo arrivati in qualche maniera impreparati o non eravamo nelle condizioni migliori. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, 364 morti. Sono tanti per una professione. E se dovessimo paragonarla a, come dire, alle morti sul lavoro, perché tali devono essere considerate, una vera e propria strage. Non è stato facile perché i medici poi non si sono tirati indietro. È una narrazione che in questo paese talvolta alcuni esponenti della stampa, dei media hanno portato avanti, non è reale, perché oggi siamo circa 4 milioni e 6, 4 milioni e 700 mila pazienti che si sono infettati da virus. E questi pazienti sono stati seguiti. Beh, più o meno, come dire, in maniera adeguata, questo poi lo stabilirà la storia, ma io sono stati tutti seguiti dai loro medici. Abbiamo visto gli ospedali che sono andati in crisi, mancavano i medici. Abbiamo visto come dire, l'esigenza del governo di aumentare il numero dei respiratori. Mancavano anche quelli, eh? Ce n'erano 5.000 nel nostro paese. Hanno dovuto fare un acquisto a maggio del 2020, raddoppiando, anzi il 110% in più dei respiratori. Non è stato possibile raddoppiare il numero degli anestesisti. Cioè ci siamo trovati in una situazione in cui forse oggi dovremmo fare un'operazione verità o dovremmo cominciarla in qualche maniera, perché se vogliamo guardare al futuro dobbiamo comprendere che cosa non ha funzionato. E io credo che, come dire, tutti quanti, a partire dalle professioni che hanno sicuramente dato il massimo in questo paese, a seguire dalle regioni, dallo Stato, da tutti gli organismi che sono intervenuti, compresi i cittadini, devono fare un'operazione verità. E l'operazione verità non può che passare attraverso la constatazione di quello che è avvenuto. Allora, credo che una delle cose che dice Roberto Speranza e che più di ogni altra cosa mi convince è che c'era una politica fatta di tagli, fatta di, come l'abbiamo definita, di medicina amministrata, di aziendalizzazione del sistema, dove era prevalente l'attività di conciliare in qualche maniera o trovare no, l'attività assistenziale con gli obiettivi di bilancio che erano stati assegnati. Ovviamente il pareggio di bilancio è una previsione oggi prevista anche dalla nostra Costituzione. Quello che non si riesce a capire sono le scelte politiche, che qui vanno in qualche maniera riviste e riaggiustate per guardare al futuro. Quelle scelte politiche che hanno, come dire, poi determinato tagli lineari, il blocco del turnover,
nessun ascolto a quelli che erano le situazioni di allarme che molto spesso i sindacati avevano più volte lanciato, anche noi avevamo sostenuto in qualche maniera, e cioè che ci sarebbe stata una gobba pensionistica e che ci saremmo trovati in una situazione di gravi deficit del personale, cosa che puntualmente purtroppo è successo. Ed è successo all'inizio di questa gobba pensionistica proprio in occasione, in coincidenza con la pandemia. E questo è successo sia negli ospedali sia sul territorio. Ci siamo trovati in una situazione, come dire, non ottimale. La programmazione non ha funzionato. È una delle cose che dovremmo in qualche maniera cambiare o radicalmente modificare, così come non è cambiato il livello di solidarietà fra le regioni, trovandoci in aree veramente depresse, senza gli opportuni strumenti di tutela. Io che sono costretto in qualche maniera a girare un po' l'Italia, devo dirvi che i colleghi della Calabria sono quelli che oggi forse vivono l'esperienza della professione in maniera più eroica, perché non hanno strumenti, hanno poco, come dire, personale ancora di meno, e la medicina che si fa lì è una medicina veramente, come dire, che io definisco eroica. E non c'è ancora quel senso di solidarietà tra le regioni che dovrebbe, come dire, caratterizzare un po' il Servizio Sanitario Nazionale, che è basato, come sapete tutti, proprio sulla solidarietà, perché in rianimazione noi troviamo l'imprenditore, nello stesso letto, nel letto vicino troviamo il disoccupato, quindi la solidarietà, come dire, è fondante in questo Servizio Sanitario Nazionale. E ricordo che l'articolo sull'autonomia delle regioni nella Costituzione, il 117, l'articolo sulla solidarietà viene dopo quello del lavoro, cioè il numero 2, l'articolo 2 della Costituzione. Lavoro prima e solidarietà dopo. Certo, qualche cosa, come dire, un cortocircuito c'è stato. Nessuno chiede come dire, togliere l'autonomia oggi o mettere in discussione il concetto di autonomia che nella nostra Costituzione è ben rappresentato e che vuole i cittadini più vicini all'esercizio del potere. Quindi l'istituzione delle regioni, come dire, risponde a questo tipo di esigenza. Però io, come dire, in questa pandemia credo che la distanza che c'è tra i cittadini e il governatore di una regione che rappresenta poi le politiche sostanzialmente sanitarie, sia una distanza ancora molto alta. E uno dei temi che viene fuori da questa pandemia è proprio il tema della governance, che credo vada in qualche maniera introdotto come discussione. Io non, come dire, penso che oggi la partecipazione dei cittadini sia fondamentale, ma accanto a questa anche la capacità del coinvolgimento dei medici e dei professionisti nelle decisioni che vengono assunte sulla salute. Credo che ci sia bisogno di come dire, di calmierare in qualche maniera uno strapotere, direi, della politica che oggi condiziona pesantemente le scelte nella sanità. E questo per rispondere a un'esigenza che è un'esigenza prevista dalla nostra Costituzione, che è la partecipazione. È proprio provare a, come dire, mettere in qualche maniera in pista un ragionamento che con l'833 era stato fatto, perché con l'833 c'era la partecipazione delle comunità locali,
Allora c'erano i comitati di gestione, nessuno voleva tornare ai comitati di gestione, però quello spirito di partecipazione va recuperato, così come va riformato, secondo me, in qualche maniera anche il Consiglio dei Sanitari, dove le partecipazioni dei medici, dei professionisti sono, come dire, scarsamente incisive. E credo che oggi abbiamo bisogno sicuramente di bravissimi manager per gestire la nostra sanità, ma abbiamo bisogno anche di tutte le competenze dei professionisti per stabilire gli obiettivi di salute. Io penso che il passaggio strategico tra il pre-Covid e il post-Covid è proprio questo: riuscire a rimettere su un sistema sanitario che non risponde soltanto alle esigenze di bilancio, ma torni a fissare gli obiettivi di salute. C'era una volta in cui si facevano i piani sanitari regionali, aziendali, nazionali, che era un po', no, la definizione di quello che erano le strategie, dove voleva andare la sanità, cosa voleva fare. Ecco, tornare ad una migliore programmazione, quindi carenza dei medici, governance è l'altro tema importante, e poi c'è tutto il tema dell'etica e della coerenza. Partiamo dalla coerenza, poi chiudiamo con l'etica. La coerenza l'abbiamo vista, no? Che ci fossero dei colleghi, come dire, che avessero dubbi sui vaccini, questo lo sapevamo prima del Covid. Io ringrazio i presidenti degli ordini che hanno svolto un'azione di costante sorveglianza di quello che è l'adesione dei medici alle norme del codice, ma noi siamo una parte fondamentale della scienza. È impossibile, come dire, disgiungere alcune, come dire, quello che sono le evidenze dall'esercizio della nostra professione. Chi lo fa sta fuori. Non ci sono dubbi, voglio dire. Ho più volte, come dire, fatto questo esempio, cioè come se un ingegnere che vuole costruire un ponte non credesse alla matematica. Ma come fa a costruire un ponte se non crede alla matematica? Così un medico che non crede ai vaccini. È inverosimile, insomma, cioè, per noi i vaccini sono degli strumenti che hanno salvato milioni, milioni, milioni di vite, di morti, di cittadini, hanno evitato milioni di morti. È uno strumento di, come dire, fondamentale, e anche oggi sperimentiamo questo, l'abbiamo sperimentato su di noi, le vaccinazioni le abbiamo fatte prima sui medici, e la mortalità dai 60 a 70 morti mensili si è azzerata. Così come oggi noi sperimentiamo che dopo 86-87 milioni di somministrazioni di dosi di vaccino stiamo riprendendo una vita sociale sostanzialmente molto vicina a quella prima del Covid, con un po' di regole in più, come ci ha ricordato prima Gabriele, ma voglio dire, ma siamo veramente in una fase di ritorno alla normalità. E credo che la coerenza degli ordini sia stato uno strumento importante in questo periodo, perché gli ordini sono stati tutti coerenti su questa linea, determinati, e oggi abbiamo una percentuale ancora molto bassa, trascurabile veramente, di medici che sono stati sospesi. Sono 1200 e qualcosa dei conteggi che abbiamo in federazione. Quindi il connubio con la scienza diventa fondamentale. L'avevo iniziato Roberta Kersevani, che saluto, prima nella precedente esperienza sua di presidente della FNOM, come con il sito Dottore Ma è vero che è un sito importante per tutti.
perché oggi è veramente un punto di riferimento per tantissimi giornalisti che vogliono trovare lì notizie, risposte ai tanti quesiti che circolano sul web, che sono, come dire, delle vere e proprie fake news, ma è anche un punto di riferimento per i medici, per i cittadini. Quindi un'azione veramente importante, questa della federazione, a supporto ancora una volta della scienza. Terminerei con il richiamo all'etica. Questa professione non si può esercitare senza un'etica. Non è retorica, guardate, perché noi viviamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale, sta facendo il suo, anzi ha già fatto il suo ingresso e diventerà sempre più preponderante. Alcuni spunti di riflessione, ringrazio Giovanni e con lui anche Guido Quici per averceli forniti nel congresso nazionale della CIMO, e che spero di riprendere poi anche in federazione insieme con i presidenti. Però credo che dall'intelligenza artificiale, da una riflessione intelligenza artificiale, viene fuori la connessione sempre di più con la professione. È uno snodo importante per noi, perché le macchine oggi ci hanno consentito di rendere le diagnosi più precise, più precoci, ci hanno consentito di avere strumenti fondamentali per la terapia, per la prevenzione. Il vaccino RNA lo dimostra, abbiamo uno strumento veramente incredibile che può essere usato e cambiato in qualsiasi momento in tempi rapidissimi. Quindi la tecnologia e la capacità di elaborare i dati, di poterli utilizzare, ci è veramente utile. Però le macchine vanno avanti e c'è la capacità dell'autoapprendimento, e si pone un tema molto, molto importante per noi come professione. Io credo che ancora oggi l'etica costituisce il baluardo più importante per essere aderenti alla Costituzione, perché il ruolo fondamentale dei medici è quello di tutelare i diritti che sono presenti nella nostra Costituzione. E questo è quello che, come dire, il messaggio credo che viene fuori oggi dal Covid in maniera straordinaria. Una professione che utilizza le proprie competenze per far sì che quei diritti che sono scritti nella Costituzione siano oggi fruibili dai cittadini. È un ruolo sociale importante, fondamentale. Senza la professione medica non ci sarebbe il Servizio Sanitario Nazionale, non ci sarebbe la tutela del diritto alla salute. Allora ai colleghi dico grazie per tutto quello che avete fatto in questo periodo. È stato un lavoro straordinario. Non so quante ore i medici, così come gli altri professionisti, hanno letteralmente regalato ai cittadini, perché in questo periodo, fino ad oggi, non sono innumerevoli veramente le ore in più svolte, oltre quelli dello straordinario, oltre che i medici hanno fatto. E questo ha dimostrato in maniera inequivocabile che questa professione aveva come primo obiettivo la tutela della salute, che è un diritto. E io credo che la difesa dei diritti oggi e l'espressione di quei diritti rende autorevole la nostra professione. Ecco, continuiamo su questa strada, che credo sia la strada migliore. Grazie.